Perché i suoi rimproveri paternalisti sono rivolti verso gli attivisti e le attiviste giovani che da anni cercano di attirare l'attenzione sulla crisi climatica e non verso... Perché non parli invece di leggere a pappagallo? Perché non lo dici con parole tue? Adesso ti rispondo io. Perché è inutile che uno viene qui a parlare per due ore e poi si arriva con la pappa apparecchiata di qualche giorno fa. Evidentemente in Toscana hanno fatto quello che gli avevo chiesto di fare in Romagna. Questo semplicemente. Era una posizione giusta la mia, era una posizione sbagliata, se ne può discutere. Ma non è che ho detto una cosa fattualmente sbagliata, nessuno dei giovani di ultima generazione che non fosse già romagnolo, e ci mancherebbe altro che non ci fosse andato uno che era già lì, nessuno è andato, prego. Questa è un'informazione falsa, a proposito di informare. Allora finisco il nostro intervento. Perché non ha raccontato queste storie, dicevo? Noi non abbiamo possibilità di raggiungere un pubblico ampio, né abbiamo potere politico nelle istituzioni. L'unica arma che ci resta è il nostro corpo, e quindi lo usiamo, e non possiamo aspettare di usarlo solo quando il danno è già fatto. Come lei ben sa, questi fenomeni non sono eccezionali, ma sono sempre di più la norma. La crisi climatica è qui e ora, e noi sentiamo la necessità di fare ciò che è il nostro potere per contrastarla. Perché il fulcro del dibattito sono diventate le azioni criminalizzate degli attivisti? Perché non si parla invece dell'inefficacia delle politiche di contrasto al cambiamento climatico? Si usano i corpi quando le parole non bastano, quando sono messe a tacere. Qual è il ruolo dell'informazione e della divulgazione se non dar voce anche a queste parole?